Quanto costa regolarizzare il conto segreto in Svizzera? Buongiorno a tutti, sono Enzo Caputo da Paradeplatz Zurigo, sono avvocato svizzero con SwissBankingLawyers.com. I giorni del segreto bancario sono contati. La Svizzera ha firmato gli accordi OCSE sullo scambio automatico di informazioni. L'estorsione esercitata sulla piccola Svizzera dal fisco americano ha insegnato bene al fisco italiano come confiscare i conti segreti in Svizzera. Chi non aderisce alla voluntary disclosure italiana corre un altissimo rischio di essere scoperto. Esempio, l'UBS ha dato 4.500 conti di investitori americani in pasto al fisco statunitense. Questo in chiara violazione del segreto bancario svizzero tuttora in vigore. Mai successo prima una cosa del genere. Cosa incredibile. Sappiamo dagli erogatori internazionali che la Svizzera gli accordi li rispetta alla lettera. Sono le stesse banche svizzere che già oggi bloccano di fatto i conti degli italiani, costringendoli a regolarizzare. Il mondo è cambiato drasticamente. In caso di scoperta le sanzioni sono salatissime. I soldi sul conto non bastano più per coprire le sanzioni. In più si rischia addirittura la prigione. Il governo italiano non ha soldi e se li va a prendere lì dove stanno, criminalizzando normali imprenditori, trattandoli come criminali. E questi veramente non hanno niente in comune con normali criminali. Dal 4 dicembre la voluntary disclosure italiana è legge. Non è stata ancora pubblicata, ma verrà pubblicata nei prossimi giorni. Essa consente di regolarizzare i patrimoni detenuti illecitamente all'estero con una semplice autodenuncia. Essa prevede il pagamento di tutti i tributi evasi con una forte riduzione delle sanzioni pecuniarie e completa assenza di sanzioni penali per i reati tributari di riciclaggio e di autoriciclaggio. La voluntary disclosure italiana non è uno scudo perché non sono previsti né anonimato né sconti sulle imposte, come era il caso con lo scudo fiscale. Si tratta di una autodenuncia che l'Italia ha copiato dagli Stati Uniti d'America. La nostra esperienza fatta con tanti casi di autodenuncia di conti segreti, come per esempio la Offshore Voluntary Disclosure Program con i nostri clienti americani, ci insegna che vale la pena valutare bene ogni singolo caso per individuare tutti gli elementi che abbassano le sanzioni. Ogni caso è differente. Questa voluntary disclosure italiana è la prima e l'ultima opportunità per regolarizzare i capitali all'estero. Ora vi do due esempi dove conviene assolutamente autodenunciarsi. Essi sono se il conto non è stato mai alimentato con nuovi bonifici negli ultimi 5 anni, se i fondi all'estero sono stati ereditati. In questi due casi le sanzioni sono minime. Però la materia è complessa, bisogna calcolare bene. I costi delle sanzioni sono molto variabili e dipendono per esempio dal paese in cui si trovano i capitali, dal comportamento del contribuente, ma anche dal comportamento del funzionario bancario, dai movimenti durante il periodo accertabile, della composizione e dell'origine dei capitali. Per ottenere una riduzione forte sulle sanzioni, è molto importante dimostrare analiticamente e documentare fino al dettaglio tutti i fattori attenuanti, perché questi limitano le sanzioni. Grazie alle nostre esperienze fatte in precedenza, fatte l'estate scorsa con altre autodenunce negli Stati Uniti d'America, abbiamo imparato come dimostrare le attenuanti che riducono le sanzioni. Perché scegliere me come avvocato svizzero? La mia garanzia al contribuente è la massima discrezione possibile. Garantisco massima confidenzialità
fino all'ultimo momento sul territorio svizzero. I migliori avvocati e commercialisti in Italia sono i nostri corrispondenti. Loro preparano la pratica su base anonima, molto importante, su base anonima, fino all'ultimo momento, per evitare una soffiata al fisco. Con una vendita delle informazioni sul cliente e i suoi conti, prima che la pratica sia pronta, perché la pratica necessita un certo tempo, in questo tempo possono succedere tantissime cose. Questo fattore si è dimostrato vincente nel lavoro con le pratiche americane. Siamo stati informati che anche in Italia esistono i whistleblowers, soggetti che ricevono soldi in cambio di nomi. Solo io da solo comunico con le banche svizzere sul territorio svizzero. Solo io faccio interviste con i banchieri svizzeri per trovare elementi che riducono le sanzioni, offrendo il massimo segreto professionale. Ogni banca, e qui in Svizzera ce ne sono 400, conserva i dati in modo diverso. Me ne accorgo subito qualora dovessero mancare documenti bancari, magari idonei a ridurre le sanzioni del cliente, ma dimenticate dalla banca, magari per coprire azioni di spostamenti fatti con l'aiuto dei banchieri svizzeri, chi lo sa, qui abbiamo aperto conflitto di interesse. Chi vuole avere informazioni più specifiche su come approfittare della massima segretezza fino all'ultimo momento? Chi vuole evitare i rischi di essere venduto al fisco da un whistleblower? Chi cerca massima riduzione delle sanzioni? E chi ha altre domande da farmi deve prendere in mano il telefono adesso e telefonarmi al seguente numero 0041 79 790 4444 o mandarmi una email che appare a fine del video. Grazie per l'attenzione, una bella giornata a tutti. Saluti da Enzo Caputo con SwissBankingLawyers.com. Grazie dell'ascolto.